Buonasera gentili telespettatori e benvenuti a Prima TG. Apriamo questa edizione con l'intervento del presidente Mario Draghi da Palazzo Chigi che ha confermato la riapertura delle scuole fino alla prima media. Sentiamo però proprio le parole del Premier. Si conferma la decisione di riaprire fino alla prima media. Il ministro Bianchi sta lavorando perché questa riapertura avvenga in un modo ordinato. E in alcuni casi sarà possibile effettuare dei test. Parlare di azione estensiva globale, secondo me, è un'esagerazione, ma su questo darò la parola tra un momento al ministro Speranza. Che cos'è che ci ha portato a questo? Le decisioni prese nell'ultima cabina di regia o l'ultimo decreto fatto la cabina di regia hanno portato a una diminuzione nel tasso di crescita dei contagi, addirittura si comincia a vedere una diminuzione proprio nel livello dei contagi. Naturalmente il resto della situazione rimane molto critica, preoccupante, però insomma la volontà complessiva della cabina di regia è che se ci fosse stato uno spazio l'avremmo utilizzato per la scuola fino alla prima media. Aprire ulteriormente aumenta le forme di contagio, perché ciò che dunque, nel frattempo, devo anche dire, è uscita una serie di evidenze scientifiche che mostrano come la scuola fino alla prima media di per sé non sia fonte di contagio, sia fonte di contagio in misura molto limitata. Ciò che è fonte di contagio è tutto il resto che avviene intorno alla scuola, in primis il trasporto. Le attività parascolastiche che sono difficilmente controllabili. Quindi più si alza l'età scolastica, più queste attività aumentano. Questa è stata un po' la filosofia. Devo dire anche che insomma, tutti gli altri provvedimenti restano fermi, anche perché queste evidenze scientifiche mostrano che le scuole sono un punto di contagio molto limitato solo in presenza di tutte le altre restrizioni. Ma se queste restrizioni venissero completamente abolite, diventerebbero esse stesse un punto di contagio alto, elevato, proprio perché sono le attività para o periscolastiche che aumentano i contagi. Nel corso della medesima conferenza è intervenuto anche il ministro della Salute Roberto Speranza, ovviamente per quanto concerne la campagna vaccinale. Ascoltiamo le parole del ministro. Mi fa piacere ricordare due numeri, Presidente, degli ultimi 2 giorni, perché segnalano una crescita piuttosto significativa che noi ci auguriamo possa ancora avvenire nei prossimi giorni. 238.000 somministrazioni avvenute 2 giorni fa e 243.000 somministrazioni avvenute nella giornata di ieri. Sono chiaramente ancora numeri che vogliamo crescano in maniera significativa anche sulla base delle nuove dosi in arrivo. Come è noto, entro la fine di marzo aspettiamo almeno altre 4 milioni di dosi e poi abbiamo due previsioni robuste per quanto riguarda il secondo e il terzo trimestre. Per il secondo trimestre almeno 50 milioni di dosi, per il terzo trimestre 80 milioni di dosi. E tra queste vi sarà anche il vaccino di Johnson & Johnson con 7,3 milioni di dosi nel secondo trimestre e 15,9 nel terzo trimestre e come è noto il vaccino Johnson & Johnson con una sola dose consente l'immunità. Passiamo ora alla situazione contagi sul territorio nazionale. Il bollettino del Ministero della Salute registra 23.987 nuovi contagi su 354.982 tamponi processati tra antigenici e molecolari. Sono invece 457 le vittime in un solo giorno. Scende però il valore dell'RT nazionale che passa dall'1,16 della scorsa settimana a 1,08. Si abbassa anche il numero dei casi di Covid ogni 100.000 abitanti, da 264 della scorsa settimana a 240. Il tasso di positività rimane stabile al 6,75%, ma tornano a salire i ricoveri ordinari a più 48 e crescono lievemente quelli di terapia intensiva a più 8. Diversa invece è la situazione in Campania. Sono 1.947 i positivi del giorno, di cui 1.250 asintomatici e 697 sintomatici. I tamponi effettuati sono stati 18.599, di cui 3.394 antigenici.
I deceduti sono stati 42, di cui 24 delle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. I guariti invece sono 2.894. Per quanto riguarda il report posti letto su base regionale, che prevede 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, gli occupati sono 181. I posti letto di degenza disponibili, come noto, sono 3.160, di cui occupati 1.586. Nel corso della consueta conferenza stampa del venerdì, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha attaccato il governo nazionale sulla distribuzione dei vaccini. Ascoltiamo un estratto delle parole del governatore. La certezza delle forniture era un compito dello Stato italiano. Non vi è stata nessuna certezza, per l'amor di Dio. Inadempienze dell'Europa, delle case produttrici, quello che si vuole, ma era una responsabilità dello Stato, non delle regioni, che sono state in qualche momento nella impossibilità di programmare la vaccinazione. Personale delle regioni. Mi sono dimenticato in queste settimane di ricordare questo dato. La Campania ha 15.000 dipendenti in meno rispetto a regioni che hanno, come vi ho detto, in qualche caso 1,5 milioni di abitanti meno della Campania. Avere un'uguale presenza di personale rapportata alle popolazioni regionali era compito dello Stato, ma non ci hanno pensato. Quindi, tanto per essere chiari, lo dico soprattutto ai nostri concittadini, ma anche al sistema informativo nazionale che è pienamente dentro il caos informativo dell'Italia di oggi. I risultati che produce la Campania per le vaccinazioni sono già risultati, credo, di eccellenza, ma di eccellenza doppia se si tiene conto del fatto che questi risultati li produciamo avendo 15.000 dipendenti in meno rispetto ad altre regioni. Nella stessa diretta il presidente De Luca ha poi menzionato il nuovo accordo con la casa produttrice del vaccino Sputnik. Sentiamolo. Nei giorni scorsi, dopo settimane di trattative, di confronto, abbiamo stipulato un contratto di fornitura con l'azienda che produce il vaccino Sputnik. È un vaccino che non è compreso fra i vaccini trattati dall'Unione Europea e quindi dall'Italia, quindi è un vaccino aggiuntivo che abbiamo inteso prenotare proprio per avere i vaccini necessari per immunizzare 4,5 milioni di nostri concittadini con la doppia dose. Ovviamente, è bene fare un chiarimento, il contratto prevede che diventi operativo immediatamente dopo l'approvazione del vaccino da parte dell'EMA o dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco. La casa farmaceutica AstraZeneca torna nel mirino dell'Unione Europea. Deve infatti recuperare sui suoi ritardi con gli Stati membri prima di potersi impegnare di nuovo nell'esportazione dei vaccini. Queste le parole della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, al termine della videoconferenza che non lascia dunque spazio ad equivoci. L'azienda anglo-svedese è nell'angolo. Dopo i tagli, i ritardi e i giochi di prestigio dei mesi scorsi, la casa farmaceutica dovrà rispettare i patti, perché ora l'Unione si è attrezzata con le armi per difendersi. A partire dal meccanismo di autorizzazione dell'export, che nella sua ultima versione rafforzata, seppur con richiamo alle cautele da parte di alcuni, ha riscosso poi il consenso generale. Per quanto riguarda invece la mobilitazione generale per accelerare sulla produzione e la distribuzione delle dosi, quanto evidenziato dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel con il collegamento del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha permesso di gettare le basi per collaborare sul fronte della distribuzione globale di vaccini anti-Covid. Thierry Breton e la sua task force sono poi in contatto con l'amministrazione statunitense per garantire gli approvvigionamenti necessari e dunque produrre più dosi. Questo quanto spiegato da Michel.
L'Unione Europea e gli Stati Uniti sono grandi produttori di vaccini e abbiamo un forte interesse a lavorare uniti per fare in modo che le catene di approvvigionamento funzionino e dunque prepararci alle prossime sfide della pandemia in un'era di pandemie, ha commentato la von der Leyen. Un incontro che non ha portato ad annunci clamorosi da parte di Biden, come sperava qualcuno, ma che comunque apre prospettive future ad un'Unione piegata dalla terza ondata della pandemia, frustrata dai tagli e dai ritardi di AstraZeneca, ma determinata comunque a centrare l'obiettivo del 70% di immunizzazioni entro fine estate. Passiamo ora a Caserta e quindi alla situazione contagi. L'ASL di Caserta ha diramato un nuovo comunicato con riferimento alla curva pandemica sul territorio della terra di lavoro. Nei dati di venerdì 26 marzo sono 331 i nuovi positivi, cui si aggiungono 291 guariti e 5 deceduti. I tamponi processati sono stati 2.445 per un tasso di incidenza del 13,53%. Nel saldo complessivo si ha un aumento di 35 persone contagiate in tutta la provincia. Caserta resta in vetta per numero di positivi con 612 casi attivi, cui segue Maddaloni con 523 e Marcianise con 488. Restiamo a Caserta poiché nella mattinata odierna è stato organizzato un flash mob dal movimento Insieme per il wedding all'esterno della Reggia di Caserta, con l'obiettivo di chiedere delucidazioni al governo e la speranza di poter ritornare a lavorare quanto prima. Ascoltiamo le voci dei protagonisti nel nostro servizio. Dal Nazionale abbiamo deciso come propria organizzazione di non lasciare indietro nessuno, quindi sostenere tutti i comparti. Non ultimo questo, che è uno tra quelli più, diciamo, colpiti. Ormai sono circa 400 giorni di blocco, di fermo, e quindi chiaramente capirà, oltre il wedding che porta dietro tantissime attività collaterali, che un indotto impressionante che purtroppo è allo stremo. Sono da marzo scorso, con le sospensioni, diciamo, gli annullamenti degli eventi dell'anno scorso e la previsione di quest'anno che non cambia, chiaramente la situazione è disastrosa. In più c'è il discorso dell'ultimo decreto legge, che in effetti non è per nulla, non dà conforto agli operatori, perché in effetti, sviluppando un po' le risorse, forse si riuscirà ad avere circa 3.700 euro ad impresa dopo 400 giorni di chiusura. Insomma, realmente sono degli importi quasi ridicoli. Quindi il grosso problema è che molti non riusciranno forse a riaprire. Abbiamo delle statistiche impressionanti: 270.000 aziende chiuse, la gran parte imprese familiari. Quindi significa che ci sarà una disoccupazione spaventosa. Noi in agenzia di viaggi vendiamo soprattutto matrimoni, e questo era il periodo clou per vendere i matrimoni. Purtroppo ci siamo sentiti e ci sentiamo puntualmente abbandonati. Io quello che veramente voglio dire è che sto pensando in questi giorni che si sta perpetrando il più grande reato nei confronti degli imprenditori e delle partite IVA che la storia abbia mai avuto. Il nostro è un grido alle istituzioni: noi ci siamo qui, siamo partite IVA. Abbiamo necessità di ritornare al lavoro, abbiamo necessità di dare sostegno alle nostre famiglie. Non possiamo più continuare in questo modo. E il grido è anche questo. Noi, per le attività che ci sono presenti, i ristoratori, i bar, i ristoranti, anche noi, stesso noi agenzie di viaggio, noi possiamo assolutamente ritornare a lavorare nelle nostre strutture, mantenendo quella distanza fisica, non sociale, perché la distanza sociale non è quella che noi chiediamo. Chiediamo la distanza fisica perché è quella che ci auguriamo tutti possa comunque salvare le nostre vite da questo maledetto virus che ci sta distruggendo. Come Amba Confesercenti partecipiamo anche noi a questo, perché siamo una categoria di lavoratori e siamo fermi. Ieri è stata fatta la delibera del presidente De Luca per aprire da oggi il settore alimentare nei mercati. Noi cerchiamo di far aprire anche il settore non alimentare, stiamo facendo forza proprio perché non è giusto, diciamo, che il nostro settore venga usato come settore da untore, diciamo, perché come si è visto i dati sono cresciuti già da quando siamo qui, dall'8 marzo che siamo chiusi. I casi di Covid sono aumentati con i mercati chiusi, quindi significa che noi non siamo noi la causa. Di solito non è nostro uso fare manifestazioni e altro.
però a distanza di un anno credo che è davvero giunto il momento di difendere questa categoria tutta, quella del wending, fermo restante che è tutto il settore dei pubblici esercizi che soffre da più di un anno. Ormai abbiamo atteso anche il decreto sostegno che si è confermato ancora una volta deludente e per cui è giunto il momento di essere qui e far sentire la nostra voce. Io sono una persona ottimista, ma purtroppo i contagi non ci incoraggiano. Eravamo certi che per Pasqua saremmo dovuti già essere aperti, ma purtroppo credo che non prima di maggio riusciremo. Il cotton down è iniziato, dovrebbe terminare per il 6 di aprile, ma davvero la trovo difficile, ma è solo una questione di contagi che purtroppo, anche se noi oggi siamo qui, se non c'è la parte sanitaria che migliora, purtroppo non possiamo fare tanto. Apriamo la pagina dello sport con l'esordio vincente nel cammino verso Qatar 2022 per l'Italia di Roberto Mancini, che supera al Tardini di Parma l'Irlanda del Nord per 2-0 grazie alle reti di Berardi e Immobile. L'attaccante della Lazio ritrova il gol in nazionale dopo quasi un anno e mezzo, quando si era reso protagonista di una doppietta contro l'Armenia proprio il 18 novembre 2019. La seconda frazione di gioco offre una bella reazione dei nordirlandesi che mettono in risalto anche la prestazione di Donnarumma, decisivo nel tenere la porta inviolata e difendere il primo successo nel gruppo C. Per Mancini è il 23esimo risultato utile di fila. Prossimo incontro domenica sera a Sofia contro la Bulgaria, sconfitta invece all'esordio contro la Svizzera. Concludiamo con quella che si prospetta essere una stagione ricca di emozioni per la casertana, culminata con la firma del nuovo contratto. Fino al 2023 con il club rossoblù e mister Guidi è raggiante nel giorno della conferenza stampa. Ascoltiamo un estratto delle sue parole. Sono contentissimo anche perché in questi mesi ho avuto l'opportunità di conoscere la famiglia D'Agostino e ci siamo trovati specialmente su quelli che sono i valori umani. Ognuno di noi ci siamo trasmessi delle cose positive e soprattutto ci accomuna la voglia, la professionalità, l'umiltà e soprattutto la capacità di supportarsi nei momenti di difficoltà, che non è cosa casuale, specialmente nel mondo del calcio. Quindi tanto colgo l'occasione per ringraziare la famiglia D'Agostino, il presidente, il direttore e chiaramente ho firmato con grande emozione, con grande entusiasmo, perché io penso che ci siano tutte le condizioni per fare bene, perché si possa continuare questo tipo di percorso, perché i margini di miglioramento sono tantissimi. Abbiamo iniziato quest'estate con tante difficoltà, abbiamo iniziato ad Arienzo tra mille peripezie, poi siamo arrivati in casa nostra su un campo meraviglioso, e questo dovuto solo e esclusivamente agli sforzi del nostro presidente, e questa è la testimonianza di quanto ci tenga alla casertana. E ora finalmente con queste strutture secondo me si può solo che migliorare, quindi c'è grande entusiasmo, voglia di intraprendere e di continuare questo percorso iniziato a lui. Ma sai, io non sono abituato a proiettarmi nel futuro, perché tanto so benissimo che in qualsiasi ambito lavorativo, specialmente nel calcio, il futuro dipende sempre dal presente. Noi abbiamo iniziato con questa magari volontà, con questa ambizione, quello di cercare di convincere tutti quanti che si potesse proiettarci anche più là rispetto all'annuale che avevamo firmato. E questo lo poteva essere solamente se la squadra riusciva a fare delle prestazioni positive e riuscire a portare a casa dei risultati importanti per convincere tutti quanti. Quindi, però, il fatto che mi ha ancora spinto di più e con più emozione e forza a firmare il rinnovo è stato quando, nel momento in cui c'erano mille difficoltà, il presidente, anche al termine di ogni sconfitta, mi ha sempre mandato un messaggio di supporto, di fiducia,
dicendomi andiamo avanti e continuiamo a lavorare. E quindi la sua vicinanza non è mancata, questo per noi allenatori, per noi staff tecnici è un valore assoluto, godere della stima che è di... Era questa la nostra ultima notizia. Come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.